Sarò Perdonatemi. breve allora, sarò breve e succinto. Su questo caso preferisco non commentare su quel professorino in caso, tranne dire che se fosse uno che insegnasse a Harvard o Yale sarebbe già licenziato. Poi io non capisco neanche come quel Vito, presidente della Commissione Estera, non si è dimesso neanche, quindi io non capisco le cose bene. Ma detto questo, è giusto sempre dare spazio alle idee contraddittorie, è giusto che un giornalista non fa un'intervista in ginocchio, ma fa un'intervista come tu ed io facciamo Mirta, anche facendo le domande difficili. Però importante anche non dare troppo spazio ai complottisti o ai Novax o agli estremisti che rappresentano una minoranza di forse 1-2% della popolazione, gente veramente ignorante in questo caso, è strano, e forse il signore ha un comportamento ossessivo e io non credo che dare spazio a estremisti che siano europarlamentari o che siano Novax o siano come questo Allora, professore fammi sentire aiuta, Revelli. perché no, sai perché? Perché comincia a legittimare queste idee che ovviamente sono basate su informazioni false, non opinione, ma fatti assolutamente che non Allora, secondo esistono, me e c'è una quindi differenza non tra i va bene. Novax, su cui io sono stata severissima perché l'evidenza scientifica conta, e invece le opinioni che possono essere anche, come dire, del tutto considerate non condivisibili da noi, ma che hanno una loro, diciamo. Opinioni sono